sono famosi i salotti genovesi, come in generale lo sono per tutte le città nell'Ottocento, soprattutto guidati dalle donne, tenuti in piedi da donne aristocratiche o borghesi, ma comunque sempre piuttosto le donne, meno quelli degli uomini, perché gli uomini sono sempre impegnati in altre faccende. Ma c'è uno di questi personaggi del primo 800, fine 700, primi 800, che invece diventa famoso nella storia europea anche, e non solamente italiana, per la sua capacità, per la sua volontà di perseguire le vie della cultura, sia come formazione personale, sia come mecenatismo e apertura, diciamo, al mondo. Giancarlo di Negro, che è il signore del Parco di Negro, nel quale praticamente sorge la sua piccola villa e famosa villa, la Villetta di Negro, è un personaggio che in gioventù, come tutti i genovesi, gira, che contano, gira molto per l'Europa e per il mondo, e si forma in diverse situazioni anche da un punto di vista culturale. È un uomo che appartiene a una schiatta nobiliare importantissima dei primi tempi della Repubblica genovese, ed è un personaggio quindi di grandissima valenza per nome familiare, per ricchezze e anche per conoscenza del mondo. Questo personaggio apre quindi il suo salotto tutto il tempo, quando torna a Genova, quando non viaggia, ai personaggi più importanti che passano per Genova nella prima metà dell'Ottocento, e che sono, dato che Genova è un centro internazionale ancor più che i tempi precedenti, in questa età sono inglesi, francesi, tedeschi, tutto il mondo, direi, che parla, tutto il mondo culturale. Quindi abbiamo Madame de Staël piuttosto che Balzac, piuttosto che Manzoni, piuttosto che altri personaggi che incrociano Kreutzer, perché lui è un protettore di Paganini, cioè personaggi di tutti i tipi che entrano in casa sua, dove incontrano anche le sue figlie, che sono due personaggi altrettanto interessanti, perché sono due, lui è un moderato, diciamo, piuttosto sì, legato a idee liberali, ma moderate, mentre invece loro sono piuttosto mazziniane e repubblicane, e sono due ragazze molto vivaci che sposano due nobili genovesi importanti e che entrano anche loro nella storia di quest'epoca, che è la storia delle relazioni delle donne con questi personaggi rivoluzionari, che è una storia a sé nella storia italiana, molto interessante, perché le donne sono una parte fondante del risorgimento italiano. Quindi le due figlie e lui è anche un poeta, scrive anche le sue memorie e racconta questa vicenda, praticamente, che viene ricordata Stendhal da altri personaggi, diciamo, famosi dell'epoca, perché tutti lui riceve e tutti accoglie in questa splendida dimora, la quale però lui a un certo momento lui ha costruito, ha fatto costruire sul bastione di Luccoli, cioè delle vecchie mura cinquecentesche genovesi, e ha arricchito con pezzi d'arte provenienti da tutto il mondo. In questa magnifica villa viene però bombardata in tempi di guerra, e su questa villa di cui lui aveva avuto la proprietà a un certo momento anche di tutto il territorio, di tutta la, diciamo, la parte circostante, e ne aveva fatto anche un centro botanico di grandissimo interesse, questa villa però sparisce sostanzialmente dalla vista di tutti e viene sostituita da un altro pezzo celebre dell'architetto Lobo, che è il museo giapponese Edoardo Cussoni.